Siamo in diretta. Dovrebbe essere tutto. Sì, tutto, non mi sono scordato niente. Il gioco, il titolo, io, il logo Switch, c'è. Il logo GameScore. Sì, ci dovrebbe essere tutto. Allora, connettiamo anche i Joy-Con. Condividiamo giustamente nei gruppi. Dovremmo essere già condivisi su GameScore, Nintendo e oltre. Ragazzi, intanto recupero un paio di cose. Tipo la recensione, tipo l'importantissimo canale Discord di GameScore. Io ve lo butto già qui. Ctrl C, ve lo butto già qui, suona veramente male. Però aspetta un attimo che lo inserisco anche a vista. Che vabbè, non è che sia proprio il top. Messo così il canale Discord, perché non è che si capisce molto, però boh, esiste un canale Discord, va bene. Però adesso ve lo linko invece durante la conversazione, tac, così ve lo seguite subito. Adesso poi vi spiego a cosa serve questo canale Discord, vi spiego che cosa sto per fare, altre cose da spiegare. No, non penso che ce ne siano, dovrei aver detto tutto. Eccoci qui, condividi, sì. Allora, buttiamo un attimo sulla mia diario, pagina, gruppo, OneUp, insomma, condividiamolo un po' nei soliti gruppi amici. Cosa sto per mostrarvi? Quello che sto per mostrarvi è un gioco ovviamente indie, già un pochino meno ovvio. Ah, ok. Devo mettergli gli strapponi al mio gioco. Già questo mi toglie impreparato. Ah, che scelte ce le ho. Ok, pronti. Sono 3 giorni che attendo. Che attendo a giocare a questo gioco, perché ci tenevo ad avere un first look insieme a voi in live. Il gioco, quello che mi hanno detto, così comincio con una piccola critica per sentito dire, è che non è particolarmente longevo, ma è super divertente, soprattutto la parte iniziale. Quindi se io l'avessi cominciato da solo, insomma, poi non avrei potuto mostrare forse le parti più belle. Invece ce lo giochiamo assieme, quindi tutti pronti. Ultima condivisione fatta anche nel gruppo OneUp, pagina, bacheca, GameScore, OneUp, si dovrebbe aver fatto tutto. Come si chiama il gioco? Il gioco si chiama Manual Samuel e subito io vi butto la recensione. Ciao James! Di che cosa parla? Lo scopriamo tra pochissimo. Comunque, sostanzialmente è un gioco da ridere. Gioco da riderissimo. In cui voi prendete i panni di questo Samuel che è morto e poi è tornato in vita. 3 save slot. Intanto comincio a fare una breve recensione video mia di un gioco che ancora non ho provato. Mi piace questo stile grafico, molto fumettistico. Si può giocare anche in cooperativa, ma io sono solo come uno stronzo. E allora andiamo di single player. La lingua manca l'italiano. Mi spiace perché tanti indie sono stati tradotti. Abbiamo i fumetti, gli achievements, le opzioni andiamole a vedere tanto per curiosità. Vabbè, sono opzioni sostanzialmente audio, inglese con i sottotitoli, sì, grazie, così almeno capiamo. I consigli, sì, ottimo. Story mode, fino a qui fumettistico, molto bella la grafica, mi sta già acchiappando. New game, c'è un bambino con in mano una banconota dei soldi. Bene, bene, bene. Tanto ho già salutato James, saluto anche Rocco. Se volete saperne di più da qualcuno che lo ha giocato tutto e finito, c'è la recensione di Monster Boy, non di Cisco, come dico sempre. Provo a tradurre in diretta. Un soldato di nome Sam. La nostra storia comincia a metà dell'ultimo martedì, dove un giovane senza speranza di nome Jem sta sorseggiando una tazza di caffè. Con un nome che nessuno può pronunciare. E vabbè, però è apparso troppo in fretta. L'audio è molto molto figo. Peccato non ci sia in italiano. L'audio in italiano è qualcosa di rarissimo. Neanche questa
e birra intanto come al solito. Ti ha ricevuto dai suoi parenti e maggiordomi e maggiordomi. Minchia, è pieno di soldi sto bastardo. Ok, è una testa di cazzo. Carino, perché la voce fuori campo lo sta prendendo in giro. Molto simpatico. Però, come dicevo, neanche Nintendo mette gli audio in italiano. È veramente una rarità. Ci siamo. Questa testa di cazzo di Sam si è scordato per 3 anni consecutivi compleanno della ragazza. Mi sembra un inizio sufficientemente simpatico. Lui è pieno di soldi ed è un vincente. Testa di cazzo, però continua a insultarlo persino la voce fuori campo, quindi perché non lo devo fare io? La ragazza prende una bottiglia, lo colpisce. Ok, Sam è sdraiato a terra senza, privo di sensi, raccoglie le sue forze. Ah, e finalmente posso fare qualcosa. Bella, si va col motion. Ok. Ok. Oh. Oh. Cosa c'è di rotto? Flick controller upward to get up. E l'ho fatto, mi sono già alzato. Che non stai facendo altro? Sto sbagliando io? Tanto io direi di togliere il link Discord, che poi tanto ve lo ributto, però va a coprire sia i sottotitoli che i consigli. Flick controller upward to get up. Non so cosa intenda. Quale controller? Press Sono incapace io? Dai, mi ero esaltato perché c'erano i motion control. Siamo sul bug, proviamo a rivedere. Should we want to restart this level? Yes. Our story begins in the middle of the 40s, when a hopeful young soldier. Alright, alright. Sam is a brat, his parents. Stiamo skippando il tutto in frettissima. No, probabilmente non era un bug, ma sono io. Sam is laying unconscious on the floor. Ok. He gathers his strength and makes an effort to get up. Questo è il momento, ok. Non basta premere su. Devo. Ah, ok, avevo dato un colpo troppo forte. Oh, finalmente. Ok, ok. Sì, c'è stato un leve bug. Ho dato 2 colpi di cosa. Adesso con ZR ci muoviamo. Per ora sto controllando tutto col motion. Primo tasto è ZR. ZL. L'altra gamba, ok. Oh, cazzo. Adesso posso camminare. Ok, sono stato colpito negli occhi, devo premere B per sbattere gli occhi e ritornare a vedere. No, è già divertentissimo questo. Oh, cazzo. Sono già perso nei controlli. I genitori stanno discutendo in maniera ironica sul figlio. Perché non li traducete in italiano? Che sì, comprendo, però già parte dell'ironia viene persa a me. È un peccato questa cosa qui, eh. Devo continuare a sbattere gli occhi, ecco che ho ripreso la vista. Posso riprendere a camminare, sì. ZL, ZR. ZL, gamba a sinistra, ZR, gamba a destra. Fino a qui sono di fronte a qualcosa di originalissimo. Analogico destro per girarmi, ok. Andiamo un po'. Tanto la ragazza, suppongo, se ne sia andata. E L per il braccio, ok. Thanks for the tip, douchebag.
decides to hurl another 500 at the guy. Cazzo, ho regalato $500 per sbaglio al tipo. Continua a regalare $500 perché sono un riccone. Levati dal cazzo, va che abbiamo speso $1500 per un caffè. Cosa ve ne pare così, prime impressioni? Ah, Breath of the Wild, giusto, è stato in italiano, però è un primato per Nintendo. Bravo James che me l'hai ricordato perché mi stava sfuggendo. Ti becco un cuoricione al volo e un bel like a Rocco. Però con cui abbiamo un gran progetto in mente. L'altro braccio lo uso con R, quindi i dorsali, per riassumere, R ed L sono le braccia, ZL, ZR sono le gambe. Tra l'altro la sua ragazza non è nulla di che, però è solo un riccone. Proviamo a raggiungerla. Oh cazzo. No, no, no. Levati, levati, levati. Suppongo che non potessi spostarmi. Ed ecco che così entriamo nel vivo del gioco. Sam muore. Trovata originale soltanto in parte. Perché ormai sono tantissimi i giochi in cui si muore all'inizio del gioco. Sbaglio? Sono tanti tanti. Comunque apprezzo moltissimo i disegni, mi piacciono. Achievement unlocked, la merda succede. Feces happen. Sto traducendo, ragazzi, questa non è volgarità mia. Oh, Perfectly Paranormal è la casa di produzione. Ecco che finalmente appaiono i titoli all'inizio. Bella questa intro, bella. Ci ho subito buttato nel vivo del gioco, nel vivo della trama, è morto il protagonista. Mi piace, mi piace. Gli indie, come ho detto un po' di volte a Indie Night, si capisce subito nei primi 5 minuti se sono validi o no. Devono avere uno stile loro, devono trasmetterlo e avere un'idea originale, perché non possono, un'idea che può essere nel gameplay o nella trama molto originale e che vi acchiappi, perché non possono competere altrimenti con i AAA per questioni di budget, se non hanno uno stile loro che vi acchiappi subito e un elemento originale. Questo gioco per ora ha entrambi. Chi sapeva che una bottiglia in faccia sarebbe andata così? Sì, no, nessuno lo sapeva. Comunque, per colpa di questa bottiglia, noi abbiamo cominciato a zoppicare, siamo morti e siamo finiti all'inferno. Come giusto che sia, Sam, perché mi stai anche un po' sul culo. Di nuovo dobbiamo alzarci, quindi di nuovo motion. Eccoci in piedi. Direi che andiamo ad esplorare l'inferno. Trama che è precipitata rapidissimamente. Mi ricorda un po' questo inizio, Stick It to the Man. Makes him reasonable. He checks out that horrible sound he's able to sound. Not the horrible sound of the screaming souls around him. The other. Carino che tutto è accompagnato da un audio. Non riesco a commentare il gioco e a tradurre tutto. Comunque finalmente siamo di fronte, io penso, al coprotagonista, la morte. Questo gioco può essere giocato in cooperativa, io suppongo che uno dei due controlli un Joy-Con, l'altro controlli l'altro Joy-Con, e quindi camminare diventi anche divertente. Holy Feces, Feces. C'è bisogno che lo traduca? Si dice molto molto simile in italiano. La morte è simpaticissima con la maglietta morte per la vita. Shred of life. Ok. Quality of life and school of life. Ok, questi sono sostanzialmente i soldi, la moneta che viene utilizzata all'inferno. È una meccanica del gioco, è una curiosa trovata, non lo so.
La morte ci sta promettendo di resuscitarci. In cambio, noi dovremo sopravvivere 24 ore con un handicap che decide la morte. Ok. Vediamo di esplorare un po' l'inferno prima di... Personaggi simpaticissimi spuntano come funghi. Guarda come sono morti quello. Quello si è tagliato la testa con la motosega. Quello si è rimasto infilzato in un rastrello. Quello potrei essere io perché è morto con la sigaretta in bocca. Non posso adesso muovere le braccia, ci sto provando. Suppongo che devo seguire un attimo questa cutscene simpatica. Ecco che quella sorta di Caronte ha offerto un lavoro come artista freelance al tizio e il tizio si è disperato. Ma però vorrei rimanere qua altri 2 secondi per seguire. Ci vediamo tra 5 ore. Ok, se n'è andato. Adesso dobbiamo tornare dalla morte e accettare quanto ci ha offerto, ovvero di ritornare in vita a patto di avere un handicap. Altro filmato. Gioco per ora comunque molto simpatico, simpatici i controlli. Poco da fare intervallato a cutscene. Questo gioco è assolutamente fuori, Rock, è malatissimo. Parliamo e impariamo. Ah, Ghost Tricks, ragazzi. Anche lui, anche in quel gioco, vero, morivi all'inizio, poi ti impossessavi oggetti, però Ghost Trick, ragazzi, è bellissimo, eh. Uno dei giochi che ho recuperato molto molto tardi, ne sentivo parlare benissimo, l'ho provato, me ne sono innamorato. Ghost Trick, ecco, è un gioco che potrebbero tranquillamente portare su Switch, aggiungergli un livellino, un qualcosina da fare, e secondo me venderebbe a manetta proprio. Veramente geniale. Ok, adesso siamo ritornati vivi, quindi siamo... Ci ha lasciato la tipa spaccandoci una bottiglia in faccia. Siamo morti, siamo tornati in vita. Che schifo che facciamo. Dio, che schifo. Oh cazzo. La morte è simpatica. Simpaticissima, per caspita, però che peccato che non sia in italiano, eh. Blink twice se sei d'accordo. 1 e 2. Ok. Perché abbiamo la faccia blu? Ah, ok, intanto perdiamo gradualmente la vista e dobbiamo blink, cioè chiudere gli occhi, vedete, per ritornare in senno. Vedete che tutto sbianca. Tieni premuto Y per respirare. Ok. E B. Ecco che ritorniamo. E A per espirare. Ok, abbiamo imparato i controlli. Dobbiamo respirare ed espirare costantemente. Y ed A. Ah. È un cazzo di casino, ragazzi, eh? È molto più tosto di quanto sembri. E intanto dobbiamo sbattere gli occhi per vedere. Già mi sta tirando scemo, eh. Y per inspirare, A per espirare e B per sbattere gli occhi quando sbianca tutto. Ritorniamo in piedi. Già i controlli mi sto perdendo. Sono già tantissimi. Ok. Dobbiamo sopravvivere 24 ore controllandoci manualmente. Ecco che devo inspirare. Vedete che la faccia diventa blu?
La faccia è blu quando non assumo ossigeno e lo schermo diventa bianco quando non blinco. Poi ogni tanto ecco che si spacca la schiena e devo scuotere i cosi. No. Coso, abbiamoci i denti. Abbiamoci i denti, ma dobbiamo intanto inspirare o diventiamo blu. Battiamo coso. Inspiriamo. Ok, devo sputare. No, è veramente un casino. No, devo inspirare, ho la faccia blu. Li sto mancando tutti. Quick time event B. Ok, devo. Ok, mi sta tirando troppo scemo. Mille tasti. Allora, riprendiamo in mano lo spazzolino. Denti ce l'abbiamo fatto a pulirli, ok. Però devo sputare. Devo sbattere gli occhi. Devo inspirare ed espirare. E ogni tanto raddrizzare la schiena. Oh, è malatissima sta cosa qui. No, era l'altra gamba. Caspita, ok. Quando sbaglio gamba, ecco che devo fare la pipì. Questo era il momento più importante. No, 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 no. Stai, stai al centro. Falla dentro al coso. Sbatti gli occhi e diventa tutto bianco. Sto pisciando ovunque, ragazzi. Non la sto facendo nel water. No, la schiena mi si è rotta. Batti gli occhi. Inspira. Adesso ho capito perché mi hanno chiesto di mostrare questo gioco. Bastardi, ragazzi, di GameScore. Sbatti gli occhi. Mi sta tirando. Ma non è possibile. No, era l'altra gamba. Ok, l'altra, 1-2. La pulizia, sono al 22%. No, la schiena è rotta. Respira, sbatti gli occhi. No, era l'altra gamba. Ma è diventato malattissimo troppo in fretta sto gioco. Facciamo la doccia, che abbiamo già pisciato sul pavimento, mi sembra il caso. Prendiamo il sapone. No! Allora, L, tengo la mano sotto. Ed R, schiaccio il sapone. Io vi dico quello che faccio perché succede tutto così in fretta che non riesco. Ok, R, sapone, ce l'abbiamo sulla mano. Ok. Adesso L ed R. No, X. Me lo metto sulla testa. No, la schiena è rotta. R, X. Mi devo pulire. Devo lavare. Con tutte e due le mani. No, sto diventando anche bravino. Però non sto respirando. Respira, espira. Lavati. Prendi altro sapone. No. La schiena dritta. Blink. Sbatti gli occhi. Ah, adesso anche la schiena. Hai aggiunto un altro tasto. Guarda che sei stronzo. Cioè, nel senso buono del termine. Ok. Blink, blink. Gli occhi. Respira. 98%, dai, ci siamo quasi puliti. No, i capelli li abbiamo fatti tutti. L, R, no, è su. Ce l'abbiamo fatta pulirci in qualche modo, non lo so. Continua a respirare, girati e andiamo dall'altra parte. No, è geniale l'idea, ragazzi. Cioè, non so se l'intero gioco si può sorreggere soltanto su questa idea. La morte sotto continua a commentare dandoci indicazioni. No, la schiena è rotta. Inspira, espira. Inspira, espira. Blink un po'. No. No, così non andiamo da nessuna parte. È bellissimo, ragazzi. La cosa, ecco, che temo di questo gioco è che una volta che uno forse prende confidenza con i comandi. Blink, blink, blink. Mano sinistra. Ok. Aspetta, un attimo perché mi sta tirando il scemo. No, è malattissima sta cosa. Avete visto quanti comandi hanno aggiunto? Ma è allucinante. L'idea è geniale. No, il mio timore è che quando uno poi prende confidenza con i comandi, tutto diventa forse meccanico. No, no, è l'altra gamba. Sam, 1, 2, 1, 2, 1, 2, respira. Espira. Torna indietro, apri la porta. Blink, Sam, blink. Allora, tanto secondo me perde perché manca la lingua. Però l'ho già detto 182 volte. Se ci fosse la lingua italiana,
Ecco che no. No, è l'altra gamba, Sam. Girati. Apri il cassetto, respira intanto. E con ZL devi mettere i pantaloni. No! Ok, qualcosa è andato storto. Prima respira, poi espira. Blink, blink, blink. Mi sto perdendo sulle cose. Ritorniamo in piedi. Inspira, espira. Inspira, espira. Metti sui pantaloni. Ok. Ce la stai facendo forse? No. La L l'abbiamo già messa, ZR. Mettiamo dentro. No! Non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta. Blink, Sam, blink. E respira. Ok. Uff. Adesso doveva mettere la camicia. Ok. Allora, questa è. No, era l'altra gamba. La schiena. Blink, respira. Respira. Apriamo il cassetto. Ok. La mettiamo in testa? No, non andava messa in testa. Mettiamola di là. Mettiamola di qua. Oh, ce l'abbiamo fatta. Non so come. Qua ha fatto un numero, eh. Ha fatto un numero lui, secondo me. No, era l'altra gamba. Spaccate come se piovesse. La schiena. No, l'altra gamba. No! Mamma mia! No, le scarpe, vero? Dovevo mettere anche le scarpe. Blink, 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 respira. Ok. Scarpe. Ma le scarpe sono nell'altro senso, quindi dobbiamo girarci. ZL. Messa una scarpa, ZR. Più semplice del previsto le scarpe, più difficile del previsto camminare. Sbaglio sempre le gambe. Blink, blink, blink. No, è malattissimo questo gioco. Ragazzi, questi primi minuti di gioco sono di un divertimento allucinante. Raramente mi capita di ridere giocando ai giochi. No! Fuck! Ho sbagliato a mettere i piedi sulle scale e giustamente sono caduto. Tirati su in piedi, bastardo. Sam, sei stato giustamente punito dalla morte. Mi stavi antipatico e ancora non riesco a provare pietà per te. Ne provo un pochino per me. Ah, vogliamo pure giocare al videogioco preferito? No. Respira, che c'è la faccia blu. Ok, non siamo riusciti a giocare al gioco. Forse ci sono un sacco di segreti di achievement all'interno di questo gioco. Sono certo di essermene skippati almeno 120 in questo momento. È quasi stancante perché non potete smettere per un momento di premere tutti questi tasti in una sequenza che sostanzialmente ricorda un po' il rhythm game, solo che anziché dirvi che cosa dovete fare, dovete tenerlo a mente voi. E puntualmente io sbaglio. Ed ecco che camminando come un idiota, forse riesco. No, era l'altra gamba. Dobbiamo mangiare la colazione. E respirare. Ok, devo respirare ed espirare. E non lo posso fare mentre sto mangiando. Intanto blink o svieni. Ok. Gnam 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 gnam. Ah, ho capito perché mi capitava quel quick time event. Perché? Aspetta. Perché respiravo mentre mangiavo, che è una cosa piuttosto sbagliata. La schiena è rotta. Ho lasciato cadere il cucchiaio, lo devo tenere premuto. Respira. C'è altro da mangiare? No, siamo riusciti a fare tutta la colazione, praticamente. No, però è un pochino andata per terra. Alzati in piedi, bastardo. Oramai no, non ho più simpatia per questo. Probabilmente gli achievement sono, sono riuscito a far tutto senza cadere. Cioè, senza far cadere pezzi di cibo, senza pisciare fuori dalla tazza e cose del genere. Vediamo se possiamo riprendere il cucchiaio e finire la colazione. Certo, non così. Allora, gamba dietro. Girati, respira che è la faccia blu, raddrizzati la schiena. Ok.
Ragazzi di GameScore, grazie per avermi concesso l'occasione di mostrare questo gioco in live. Niente, perché mi sto divertendo un mondo. Sono incapacissimo. Dai, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tanto io vorrei arrivare alla prossima parte del gioco. Ma no, io questo ve lo mostro altre volte, ragazzi, eh. Aspetta, qua c'era qualcosa da fare. Respira intanto. Abbiamo anche il caffè, eh? Molto bene. Dobbiamo soffiare sul caffè. Ho soffiato troppo, sono svenuto, ero senza ossigeno. Tirati su in piedi. Ce l'ho fatta al primo colpo. Sono diventato anche bravino. Voglio ancora caffè. No, l'ho bevuto ed era caldo, aspetta. Respira, blink. Mi sono scottato. Allora. Ok. No, l'ho tossito fuori, ho sbagliato, ho inspirato quando non dovevo. Basta, ho perso la mia occasione di bere il caffè quest'oggi. Cazzo, se fosse nella vita vera starei sfasando. Sì, dipende da ogni sostanza esistente, in particolare dalla caffeina. No, è malatissimo. Allora, mi spiace di essere andato live. Ciao Ale! Ale, non ti perdere questo indie, fa morire da ridere. Mi spiace di essere andato live così senza preavviso. In realtà ho un po' in mente di fare tante live senza preavviso. Visto che tanto Facebook più che premia comunque, perché tanto le live rimangono in bacheca. Però spero che tante persone possano vedere questo gioco, perché senz'altro vale la pena notarlo per l'originalità. Allora, io passerei un attimo a citarvi alcune parti della recensione che ha scritto. La recensione... Oh cazzo, no, non posso guidare, eh. Non posso guidare io. Un po' troppo. Blink, respira. Girati. Oh cazzo, mi fa anche guidare. Probabilmente devo fare tutte le azioni di una giornata intera. No, io ci tengo a rimostrarlo di nuovo questo video. Spero che in tanti lo notino e lo guardino. Perché questo gioco è veramente originale. Merita. Merita. Un punto a Manuel Sam. Assolutamente. Vabbè, dai, almeno un altro paio di minuti di auto prima di chiudere la live. Cioè, ci ha tolto il cambio automatico e quindi si complica la vita. Se ispirate troppo, gli viene la testa blu. Tirati su dritto. Ok, abbiamo i pedali. Oh. Ok, allora. Qual è però l'acceleratore? È questo? Ok, stiamo andando, stiamo andando. Respira, intanto sbatti gli occhi. No, è divertentissimo, ragazzi. Ok, quello è il freno. No, è più difficile dell'esame di guida questo, ragazzi. Ok, questo è l'acceleratore, poi devo spostare sul freno. Ho anche la frizione. Premi R per girare, premi L per girare a sinistra, ok. Blink, intanto dobbiamo continuare a respirare, eh. Oh cazzo, adesso c'è da cambiare marcia, ok? Cambia. ZR, cosa? Ok. Siamo riusciti a cambiare. No, però siamo in seconda. È delirante, è difficile proprio come guidare. Solo che in più dovete anche guidare il respiro. Ok, dobbiamo ritornare sul coso. Stiamo andando a 10 all'ora. No, vabbè. Senz'altro 1000 achievement ci sono se uno completa le cose a tempo. Viene voglia di diventare bravi, ma come sapete Sid succa un po' nei videogiochi. Per poco non stavamo investendo una vecchietta.
fly. No, 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 il tasto è questo. Cambia la marcia. Però adesso siamo in terza e andiamo a zero all'ora. Butta fuori un po' d'aria, buttane un po' dentro. Buttano un po' dentro, buttano un po' fuori. Scanniamoci come dei bastardi. Vai a 300 all'ora. Rimetti la mano sul volante. Qual era il tasto per girare? Destra e sinistra. Butta fuori l'aria, blink. Butta dentro l'aria. Va bene, sto quasi per imparare. Siamo in quarta, ragazzi. Sto scannando di brutto, sto imparando. Tanto però mi perdo tutti i dialoghi, perché così concentrato. R, ecco che abbiamo schivato la vecchia. Butta fuori, blink. Scannatela. Mettiamo la quinta, c'è una quinta? Scopriamolo. Sì che c'è la quinta, ragazzi. Sto andando a manetta, devi respirare, devi respirare. Schivata anche sta vecchia. Ragazzi, che roba, che roba. Geni, geni quelli che l'hanno creato. È un unico quick time event, se vogliamo. Io i quick time event li odio, ma è il più bel quick time event che abbia mai visto. Se la sfida fosse tra questo e Spider-Man, sapete che vince lui. Holy feces è l'esclamazione che la morte continua a ripetere. Ce la stiamo scannando di brutta. Blink, blink. Suppongo non ci sia una sesta, ma R. Stavo per investire una vecchia. Scannatela. C'è la sesta, vediamo. No, non c'è. Quindi ritornatela a scannare. Stiamo andando al lavoro in fondo. Blink, blink. Geniale, 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 geniale. Però già in 35-40 minuti di gioco, no, in realtà 30 minuti di gioco, ho già preso un attimo confidenza con i comandi. E questo mi viene da dire che o aumenta la difficoltà man mano, e per ora la stanno aumentando effettivamente. Schivo tutte le vecchie. Oppure il rischio è che una volta presa confidenza con i comandi il gioco offra molto molto meno e sia una volata fino alla conclusione. Io direi di finire questo tragitto in auto, sperando non duri un'eternità, chiudere la live, ma di riprendere questo titolo, perché secondo me è valido e merita parecchio. Uno l'abbiamo investito. No, c'è un sacco di gente morta qua. Oi, oi, cos'è sta roba? C'è un sacco di gente morta? Ma è giusto che sia così? Oh, sono tutti morti qua. Che cazzo di posto è? Ah, la morte intanto commenta che qua siamo in una sorta di periferia dove una gang pazza pare aver ammazzato tutti. Se ho capito, perché preso dai comandi come sono. Geniale comunque. Geniale, geniale, geniale. Sono contento di non averlo provato prima, ma di averlo giocato direttamente con voi in live, perché il rischio era che fossi già troppo skillato, insomma, ci saremmo persi grossa parte del divertimento. Direi di lasciar finire questa animazione. Oh cazzo, kill em all. Qua le cose si fanno serie. Vabbè ragazzi, gran gioco. Cioè, gran gioco non lo so, però divertente assolutamente sì, divertentissimo. Veramente geniale. Se vi siete persi l'inizio della live, recuperatevelo, perché vestire questo Samuel è stata un'impresa. Farlo pisciare dentro al gabinetto è stata un'impresa che non ce l'ho fatta probabilmente. E non sono riuscito neanche a bere il caffè, ho mangiato 2/3 della colazione. Insomma, ho combinato veramente di cotte e di crude. Ah, ecco che dobbiamo portare qualcuno in metro, va bene. Resumo, restart, exit. Are you sure you want to exit? Purtroppo sì. Chiudo qui questa live perché non è che posso stare in live 120 ore. Però ragazzi, da pisciarsi sotto dal ridere, veramente. Erano anni che non ridevo di fronte a un videogioco. E soltanto i giochi indie quest'anno mi hanno strappato qualche risata, questo più di tutti gli altri. Questo è Stick It to the Man, a cui forse in parte si ispira verso l'inizio, anche se il gameplay è completamente originale e diverso.
Manual Samuel è un gioco disponibile sulle shop. Il voto della recensione di GameScore è 7. La critica più grossa è la longevità. Io ve la ributto la recensione del buon Monster Boy, che probabilmente conosco ma non so chi è che si riferisca. E intanto io vi vado a cercare anche il prezzo di questo titolo, perché se anche il gioco non è longevissimo, data la simpatia, mi sento di raccomandarlo. Certo che se poi lo trovo a 40 euro vi dico di no. Però vediamo un attimo Manual Samuel quanto costa e dove lo potete trovare a meno. Costa intorno ai 10 euro, mi darete poi conferma voi sulle shop. Le shop dove costa meno è quello messicano, come al solito, sì. No, quello dello Zambia, quindi sudafricano, dove costa 9,20 euro, quindi vabbè, risparmio è minimo. Detto questo, io vi invito innanzitutto a venire alla Games Week se ne avete la possibilità, perché indosserò finalmente questa maglietta. Esiste, c'è. La polvere non dura perché PlayStation 4 la cattura. Io ringrazio Rocco qua presente che mi ha aiutato, no, che anzi ha fatto lui l'immagine per questa maglia. Geniale, genialissima la cosa. Ci divertiremo, ne vedremo delle belle alla Games Week. E vi invito inoltre a stare sintonizzati su Gamescore, perché ci sono tantissime novità sulla parte video. Se a qualcuno di voi, e lo so perché me l'ha detto, manca un po' Nindy Night, ragazzi, state tranquilli, arriverà molto 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 di più. Grazie per avermi seguito anche questa volta. Ciao Luca, invitate i vostri amici a guardare questo titolo, almeno a buttargli un 30 secondi, un minuto, ma anche 5 minuti di visualizzazione, perché è un titolo che secondo me fa pisciare sotto dal ridere e vi verrà un sacco di voglia di prenderlo. Il gioco, ricordo che è possibile giocarlo sia da soli che in cooperativa. Se già è divertente da soli, in cooperativa, dove uno muove il lato sinistro, l'altro il lato destro, secondo me è ancora molto più divertente. Finirete per menarvi a vicenda, no? Oppure a farvi delle grasse, grassissime risate. Grazie ancora per aver partecipato. Manual Samuel è il titolo della Paranormal qualcosa, era Software House, cazzo, mi è sfuggito di mente. Grazie ancora e a prestissimo. Ciao! Thank you.